Sì, quindi andiamo adesso su Agebium. Agebinium, un piccolo pianeta roccioso con un'atmosfera estremamente rarefatta, composta di anidride carbonica e cripton. Anche se possiede una massa abbastanza elevata, da trattenere un'atmosfera più densa, gran parte di essa è stata spazzata via. La gigante rossa Amazon è una stella variabile di lungo periodo attualmente al nadir del suo ciclo di 16 anni. Alcuni energia emessa raddoppia, investendo Agebinium con intensi livelli di calore e radiazioni. Mizzica. Un po' come il sole. La superficie è formata principalmente da alluminio con depositi di stagno. Gran parte della crosta è coperta da una sottile polvere di silicati, in grado di penetrare facilmente nelle fessure delle apparecchiature causando guasti meccanici. Meno 72 gradi. E atterriamo. E vediamo che cosa ci attende. Vediamo cosa ci attende, ragazzi. Vediamo, siamo carichi e pronti a esplorare. Sono molto curioso di vedere cosa ci attenderà. Allora, sì, hai ragione. Chi prende? Io prendo sempre i soliti, ma mi piace loro, che ce lo fa. Accetta squadra. Accetta. Due sono quelli che mi ispirano sempre di più. E via, verso nuove fantastiche avventure. Allora, perfetto. Dove siamo? Medaglia d'esplorazione M1, atterra su 4 modi inesplorati. Fatto, 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 fatto. Allora, noi siamo qua. Sì, andrei a farmi un girettino più di là per vedere cosa c'è. Oh, guarda già subito che abbiamo trovato già qualcosa. Visto che si trova subito le cosine, basta cercarle. Tacchete. La curiosità è sempre una gran cosa. Nei giochi, eh. La vita reale dipende. Se non ti porta a far male è ottima la curiosità, altrimenti non è molto positiva. Però nei giochi è ottima perché fai sempre cose nuove. No, no, cazzo, non riesco a salire. Ce la facciamo a salire? No, mi sa di no. Aspetta, come cazzo la facciamo a salire? Passiamo di qua allora. Se non riusciamo a salire così, passiamo anche di qua. Che secondo me qua ci saliamo, infatti. Guarda qui. Rischieramento in corso. Rischieramento, attenzione. Allora, rileva minerali. Vai. Elemento non rilevato, è però stato un giacimento di Samario. Ottimo. E anche questo è fatto. Sono pronta. E anch'io sono pronto, ma dobbiamo andarcene da qua. Aspetta un po', prova giù. È un po' più libera la strada, in effetti. Andiamo giù di qua che facevamo prima. Aspetta. Sì. Va bene, va bene. Tanto almeno così andiamo dritti, almeno. Dritto per dritto, e siamo tranquilli. Ok, perfetto, siamo usciti già dalla parte rocciosa. Sì, perché il problema di questi giacimenti è che sono sempre nelle parti rocciose, ragazzi. Cioè, proprio nelle parti inchiappettate del mondo, sono lì. Sono proprio lì, sempre. Al momento non vedo niente, quindi potremmo anche avviarci. Eccolo lì un altro. Visto. Che tra l'altro è proprio al limite della barriera. Quella che abbiamo noi. Eccolo lì, visto. Quelle rocce lì dovrebbero essere. Esatto, giacimento di magnesio, addirittura. Ok. Metallo leggero rilevato. È però stato un grande giacimento di magnesio. Bene, ottimo. Soldi, cose, queste qua ci piacciono sempre. Ok, direi adesso di seguire qua su. Un'invenzione alleanza, no aspetta. The Trinity Anomalia. Sì, andiamo di qua, dai. Vediamo cosa troviamo. Ok, tanto andando dritti per dritti non vedo niente, quindi probabilmente dovremmo comunque girare. Va un po' lentino, sono sincero, sto a fare qua. Dovrei vedere se c'è per caso. Questo si può fare qualche upgrade. Dov'è che va lo Shepard?
Anche lui sicuramente me lo sa dire se si possono fare degli upgrade. Allora, vediamo un po'. Qua sotto però c'è qualcosa. La roba azzurra. Guarda lì, guarda lì. Sì, vabbè, ma come cazzo ci arrivo? Cioè, io sono ben contento che mi fate vedere tutti questi giacimenti. Anzi, li vengo anche a prendere. Anche appunto, se riesco. Tipo, non in questo caso. In questo caso non riesco. Ottimo. Dai. Dai. Ah, non va su. Vai, no, non ci va. Devo capire come salire. Forse passando così ce la faccio. Ok, sì. Che casino. Certo che dovresti però, cioè, con sto affare qua potrebbe anche un minimo volare, eh. Potrebbero metterci anche che vola un minimo, almeno così facciamo veloce. Ok. Ciccio, bravissimo. Ok, adesso cambia un secondo l'affare. Eccoci qua, trovato. Che casina, che casina. Vai. Vediamo. Che minerale è questo invece? Metallo leggero elevato. È processato un grande giacimento di berillio. Oh, ottimo. Sì, comunque è vero, 16.500 a botta. Cavolo, ragazzi, facciamo veramente i biggest money. Biggest money. Non big money, biggest money. Ok, adesso vado a impelagarmi in una cosa che non dovrei fare. Sta a vedere. Ok. Non riesce, infatti. Infatti non riesce. Forse di qua però riesce. Vediamo un po'. Sì. Di qua riesce. No, 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 no. Vai. Vai. Dai che ci siamo quasi arrivati. Vai. E ce l'abbiamo fatta. Porco due. La fatica di risalire. Potrei andarci anche a piedi. Farei prima, forse, probabilmente. Con Shepard. Sì, lanciamoci verso nuove fantastiche avventure. Sì. Donna. Io come riduco sto affare. Prima o poi, cioè, mi manderanno a fanbrodo. C'è nessuno? Salve, non c'è nessuno. Raggiungo la posizione. Sì, raggiunge la posizione cosa? Non c'è nessuno. Non è braga attivare, ma non c'è proprio nessuno. Il segnale proviene da una miniera. Sembra proprio un'imboscata, comandante. Concordo, non si è schiantata. È stata portata qui da qualcuno. Ah, sono in pericolo. Il nostro obiettivo non cambia, senza dubbio. Laggiù c'è un'arma nucleare. Non possiamo semplicemente ignorarla. Tenete gli occhi aperti. Agli ordini. Ok, cerchiamo di fare le chiappe, va? Già è verde, quindi va già bene sta cosa. Oh. Andiamo, andiamo, andiamo. Oh, che bella questa arma. Piacentissima. Bello tornare a giocare col cecchino. Non manca sempre giocare col cecchino. Ok, sono molto similari queste... questi posti, non è che sono tipo tanto differenti, diciamo, l'uno dall'altro. Vediamo. Nemici? Forse sì. No, al momento no, perché non vedo nessun... non sfavilla. Anzi, non sfarfalla, non sfavilla. Ho capito perché mi ha bloccato lì, ma va bene. Allora... questo qua somiglia molto a quello dove eravamo già stati, ma molto molto. Però non c'è un emerito piffero qua. Nemici non ce ne sono. Io sono in allertissima. Sono pronto a sparare, non c'è un brini nessuno. Ah, questo è rosso, quindi dobbiamo andare semplicemente in quello verde. Questo somiglia a nemici.
Sicuro. Eccoli. Cosa diavolo? Shepard, finalmente. Elanos Aliat? Spiegati meglio, finalmente, chi sei? Mi hai colto alla sprovvista. Io sono Elanos Aliat. Dubito che tu lo sappia. Che credi che comandi i clan di Terminus, Shepard? Quelle migliaia di pirati, schiavisti e criminali di ogni sorta? Un leader rispettato da tutti, e come faccio a saperlo? Chi se ne importa? Pensi che me ne importi qualcosa? Ti sbagli. Comanda sempre il più forte. Chi riesce a uccidere più nemici, a catturare più navi, a saccheggiare più colonie. 3 anni fa ero io il più forte. Avevo usato la mia influenza per formare una flotta. Volevo spazzare via quelli come te dal confine. Hai attaccato Elysium, l'assalto di Skillian. C'è provato, genio, l'assalto di Skillian. Allora sei tu il responsabile dell'attacco a Elysium. Ero il motivatore, l'istigatore, colui che aveva promesso gloria e ricchezza dal saccheggio della più grande colonia umana nell'ammasso. Simpatico, eh? E colui che incolparono del fallimento. Ecco. Il fallimento dell'assalto è stata la mia rovina. E tutto per colpa della tua specie. Ma eliminando il primo spettro umano, riporterò in auge il mio nome. Non possiamo negoziare, non sottovalutarmi, ti prenderò. Troveremo un modo per uscire da qui. Ne dubito. Addio, Shepard. Che stronzo. E adesso cosa facciamo? Niente, Shepard. Panico, mi metterò qualcosa o lo ucciderò. Non lo so. Lasciami pensare. Voi due controllate se qui c'è qualcosa che potrebbe tornarci utile. Non c'è tempo per fuggire. Devi disinnescare la bomba prima che esploda. Oh, what? Aspetta, cosa? Sì. Sinescata, ok. Cazzo. Ok. Ha disinnescato la bomba, madonna. Madosca. Che ansia. Attendo un tuo segnale. Sono pronta. Madosca, che ansia. Ha disinnescato tranquillamente, però. Per fortuna non era realmente a tempo, tra virgolette. Perché se fosse stata realmente a tempo sarebbe stato un bel problema. Secondo me il tipo è qua. Volete vedere? Il genio? Oh! Allora, sì, ho venduto tutto ciò che avevo e ho riorganizzato un attimino i miei compagni, così siamo tranquilli. Dove siamo? Ok. Ma non siamo. Dove cazzo la siamo? La nave è di là, infatti. Di qua la nave. Giusto? Ah, guarda lì sotto. Sono andato. No, ciccia, ho già detto che devi morire. E che cacchio. Ah, questi qua sono quelli da maledetti. Grande. Ottimo. Ah, c'è ancora qua. Non riesco a prenderlo bene. Troppo dietro l'affare, vabbè. Ah, guarda, riguardo lì. Visto. Aliat si era dato molto da fare per attirarti fin qui. Peccato che sia finita così. Peccato per lui almeno. Ora sei di nuovo in superficie. La radio della tua tuta può rimettersi in contatto con la Normandia. È ora di andarsene da questo posto. Non dirai. È ancora presto. Tutto a posto, comandante.
Ce l'avevano fregata a Normandy. Maledetti. C'è a Normandy la nostra... No, cioè, il nostro tank ce l'avevano fregato. Che bastardoni. Che li hanno seccati male, però, eh. Mamma mia. Sì, non c'è nient'altro qua. Sto guardando se c'è qualcosa, ma non c'è nient'altro. Ok. Perfetto. Ma, scusa, ma perché qua mi indica qua? C'è qualcosa? No. No, non c'è nient'altro. Non so perché mi indica qua. VT7. Ah, boh. Eccola qua la nostra, il nostro veicolo, la Mako. Allora, quindi questo l'abbiamo fatto. Poi non abbiamo fatto ancora quello. Vedo dove siamo usciti. Ricevuto. Sonda schiantata, vai. Vai. Crio esplosivo, radio esplosivo. Un po' di così, eh. E ora andiamo dall'anomalia. E poi c'è andiamo via. Ci porta anche rima. Allora, sì, questo l'abbiamo preso. Qua ci siamo. Porco gioco, qua ci siamo stati. Crea la buona di navigazione dell'alleanza. Rottami motore. Campo mercenari. Sì, dobbiamo andare qua. Allora. Dai, eh. Comunque a metterci delle nuove ruote motrici ci vorrebbero, eh. Io ve lo dico, qua ce n'è bisogno. Cosa? Dove cazzo l'avevo visto? Ah, non l'avevo visto. Ok. Decrittazione. Missina Turian recuperata. Questo corpo sembra abbandonato in questo luogo remoto da moltissimo tempo. Su di esso hai trovato un libro con molti disegni, tra cui quello dell'insegna dell'avamposto Siglar. Ok. Basta, direi che abbiamo fatto tutto. Giusto così mi guardo velocissimamente ancora di qua se c'è qualcosa, ma non penso. Qui c'è un punto di domanda, però. Perché non c'è un punto di domanda qua? Cosa vedi laggiù? Non male che sono andato a vedere, non ho chiamato subito la Normandy. Cosa c'è? Cosa hai visto qua che c'è il punto di domanda? What? Ok. Cos'è quella? Presidio la zona. Scoperta. Rimuovendo lo strato carbonizzato sulla porta dello speeder a repulsione, è scoperto il logo della Nezzo. A giudicare delle bruciature e rottame si trova qui dall'ultimo picco variabile della stella. Il cadavere indossa i resti di una tuta molto costosa e degli antichi occhialoni da aviatore, ormai completamente fusi. Qua immagino non possiamo fare nient'altro, no. Infatti. Ok. E secondo me non c'è più nient'altro, io ve lo dico. Possiamo vedere ancora un secondo, ma secondo me possiamo anche chiamare Norma di andare da un'altra parte. Quindi Amazon l'abbiamo fatto. E abbiamo fatto quello che ci hanno chiesto loro. E abbiamo scoperto lo stronzone, che tra l'altro non so neanche se l'ho ucciso, ma penso che sì. Ero col cecchino. Col cecchino non guarda in faccia a nessuno, secco e basta. Ah, aspetta un po' che l'ho visto adesso sta cosa, da quando? Allora, qua ci sono tutti quelli, sì, giusto. Vedi? Ok, ok, sì, per chiamare la Normandy così. Così, così, non mi ricordo soltanto come si chiamava. XCV. Perché si chiamava la Normandy? Non me lo ricordo più. Torna la Normandy, ok. Perfetto, e anche questo è fatto. E via. Altra missione fatta. Poi adesso vediamo che cosa deve andare. Ok. Ora, vediamo un po' codex. No, diario, scusate. Incarichi. Allora, linee marine dispersi. Ce ne sono un po', eh. Letture insolite. Indaga sul sistema Argos Raw. Dai, andiamo da Argos Raw. Via. Andiamo...
andiamo tutti insieme a Argos Row. L'ho visto prima, che era tipo qui. Sì. Ah, ci siamo già stati ad Argos Row, però, aspettate. E dove dobbiamo andare? Vediamo se, se dobbiamo andare su Hydra o dove. In effetti non... perché su Hydra mi sembra che ci siamo già stati, o sbaglio? Adesso vediamo. Varmalus, sì, mi ricordo questi nomi qua. Canrum, Medgos. Messaggio in arrivo, lo sto trasmettendo. Ti pareva. Messaggio di soccorso generico. Trasporto medico Secret Angel. Guasto critico ai sistemi. Stiamo perdendo energia. Atterraggio d'emergenza. Gos CGA, ripeto, Argos. Comunicazioni fuori uso. Supporto vitale. Transponder d'emergenza. Non resisteremo. Fate presto. Ok. Pericolo di calore 2. Metgos. Metgos è una grande pianeta roccioso di un'atmosfera composta di anidride carbonica e azoto. La superficie torrida è formata principalmente da nickel con depositi di potassio e metalli pesanti. È un vero e proprio paradiso mineralogico con depositi di elementi pesanti e concentrati che vengono costantemente portati in superficie dall'attività vulcanica. Metgos è inesplicabile e pericoloso, tanto che gli esploratori devono essere ben equipaggiati per sopravvivere a lungo. Considerato la sua grande massa, lo spesso stato di nubi e il costante vulcanismo, Metgos diventerà presto un pianeta ad altissima pressione simile a Venere. Però scusatemi, Eppure io mi ricordo di averli fatti questi. Carrum è un piccolo pianeta roccioso con un'atmosfera rarefatta, composta da metano e cripton. La sua superficie è formata principalmente da magnesio e silicati con depositi di carbonio. Carrum fu ultiato dalla sconfitta del signore della guerra Shagur, per mano dell'esercito Turian durante la rivolta dei Krogan. Però questo io non lo ricordo. Shagur è una guerriera a capo di un gruppo non particolarmente potente, nonché una delle pochissime femmine Krogan ancora fertili. Sfruttando questo suo status, salì al potere sfoggiando un'astuzia e una ferocia senza pari. I maschi Krogan si sfidavano in duelli mortali per ottenere il diritto di unirsi al suo gruppo o passare una notte in sua compagnia. Non appena aveva annunciato la morte di Shagur, un'orda dei suoi seguaci e ammiratori Krogan giurò vendetta contro i Turian, che l'avevano sconfitta. Alla fine persero la vita migliaia di Turian, sia in battaglia che sia in seguito a omicidi mirati. Ancora oggi, molti Krogan si vantano di possedere il sangue di Shagur nelle proprie vene. Meno 132 gradi. Insegna Turian recuperata. Le scansioni del pianeta Carrum hanno rilevato pericolose emissioni radioattive provenienti dall'orbita. Dopo aver condotto ulteriori analisi, l'ingegnere Adams ha scoperto i resti di un'antica testata che presentava l'insegna della colonia Partia. Per mano spostare un'atmosfera densa, formata da azoto ed elio, la superficie torrida è formata principalmente da ossido di alluminio con depositi di borace. Palmalus presenta un vasto dedalo di caverne sotterranee formate dai processi vulcanici nel corso dei millenni. In queste aree relativamente fresche si sono sviluppate forme di vita primitive. 503 gradi, sti cazzi. Teia era un grande gigante gassoso con tracce di cloro e sodio nell'atmosfera. Presenta inoltre quantità significative di vapore acqueo nelle nubi negli strati atmosferici superiori. Qualche secolo fa Teyar venne colpito da un asteroide di almeno 12 km di diametro, che attraverso l'atmosfera creò un ampio fronte di violente tempeste lungo la fascia equatoriale. Basta, non c'è nient'altro, quindi direi che possiamo andare qua. E cos'era? No, Metgos. Vai. E a terra su Metgos. Ah, non ho letto Metgos, vabbè. No, l'ho letto Metgos. È quello della tipa? Mi sembra di sì, vabbè. Se mai l'avrò letto. Sì, vai, Liara. E Ashley. Andiamo a dargli una mano. E via. Nuova zona, nuovo insediamento. Dove siamo? Siamo qui. Perfetto. Allora, iniziamo intanto a salire su di qua. Ma non ci può essere per una volta una cazzo di strada che devo sempre passare da sopra le rocce, è possibile? Cioè, sempre da sopra le rocce, pazzesca sta cosa. Sì, sì, adesso arrivo. Fammi un secondo. Parto tutto sto cavolo di giro per arrivarci.
Quasi. Quasi. No, non funziona. Ok, allora devo per forza andare su di là. Sì, su di qua mi fa passare. Aspetta. Sì, non capirò mai perché in verticale ti fa andare. E niente, non mi fa salire. Ma porco Giuda. Vediamo se passano di qua così ci fa passare. Penso di sì. Suppongo. Dai. Ok, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia. Fatica. Questo? Cadavere Turian. Vediamo. Insegna Turian recuperata. Esaminando il rottame ha scoperto che una lettera antichissima trasegnata con l'insegna della colonia Gotis. Purtroppo il testo è indecifrabile. E il tipo non possiamo neanche guardarla. Vabbè. Però intanto questo l'abbiamo fatto. Poi mandare giù di qua detriti e poi segnale trasponder. Vai. Ottimo. Allora, giù di qua sto andando giusto? Più o meno, sì, dritto devo andare. Vai. Sì, sono parecchi inospitali sti pianeti, eh. Cioè, tutti crateri sono praticamente. Se non riesce a fare neanche un centimetro che c'è un cratere. Ma secondo me qua non so quanti ce ne sono di minerali o altro, ragazzi. C'ho questo sentore che non sarà tanto pieno, non è stato quello di minerali o altro. Infatti siamo già di averli trovati qua, invece non ho trovato un chezzo. Va bene, andiamone. Ok. Ce la facciamo ad incastrarci male, ma proprio male. Intanto laggiù vedo qualcosa. Ok, sì, bravissimo. Benissimo, bravo, così. Sembra di fare le gincane. Cos'è questo? Vediamo. Oh. Va bene. Ah, un po' cosine varie che ci servono. Ottimo. E boh, mi avvio già direttamente lì, perché tanto qua non vedo niente, cioè non mi sta segnalando niente come potenziali giacimenti o altro, quindi tanto che è proprio un postaccio questo. Ok, vediamo un po'. Sì, potrei provare ad andare in giù di qua se c'è qualcosa, ma secondo me non c'è un pifero. Infatti vedete che non appare niente sul radar. E siamo pure vicini già al muro, quindi niente. Ah boh. E si vede che non c'è niente qua. Potrebbe. Oh, ci può anche essere dei posti che però non ci sia niente. Vabbè, aspetta, qualcosa l'ho trovato là davanti. Ci passa anche solo un giacimento che va bene. Eccolo lì. Visto. Vai. Metallo pesante rilevato, è però stato un grande giacimento di mercurio. Ottimo. Se continua così facciamo anche il livello, facciamo. Senza aver fatto praticamente un tubo. Perché comunque ti danno un bel po' di exp. Ti danno un bel po' di soldi e anche mi sembra un bel po' di exp. Mi sembra di vedere. Oh, dico cazzate. Dico cazzate, mi sembra. Oh, vediamo.
Intanto vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, se ci stiamo avviando in là, dobbiamo andare. Vediamo un po'. Quelli sembrano tipo delle bombe. Sembrano i trulli quelli pugliesi. Oh, che cazzo, ho sbagliato il tasto. Ho sbagliato il tasto. No. Adesso ho scoperto che c'è anche questo. Ok. La cosa positiva è che comunque ti segnala sempre se c'è qualcosa intorno. E quella è una cosa che apprezzo, sono sincero. Ecco il relitto. Ma non vedo superstiti. Get! Ha una trappola! Ma sì, quella non ha problema. Dove? Dove? Seccati tutti? C'è ancora qualcuno vivo? Qualcuno vuole ancora giocare? Ok, no, non c'è più nessuno. Aspettate che vado intanto a prendere il minerale qua. Torio. Elemento oro rilevato, hai prestato un grande giacimento di torio. Bene. Beh sì, no, anzi 180 di esperienza, però dai, ci sta comunque. Contando che non è che fai particolarmente niente, però tanto ti prendi un bel po' di soldi così. Eccoci qua. Meno male che c'è fai una mano, ma... ho capito, ma siamo venuti qua per niente? Al tuo segnale, Shepard. Sì, siamo venuti qua per niente veramente, non c'è nient'altro? No, che brutta cosa. Ah, pericolo livello 2, visto, rientro. E niente, non possiamo fare nient'altro, allora abbiamo visto già tutto. Perché allora, questa l'abbiamo vista. Grottametturia. Capsula di salvataggio l'abbiamo vista, no? O no? Non ho il dubbio, l'abbiamo vista capsula di salvataggio? Aspettate. Io ero venuto qua per un motivo. Diario. Sì, direi che non c'è più neanche la missione. Però non sono così sicuro. No, ci sono andato sì, sicuramente. Ok, va bene. E niente, allora, visto che è a posto così, torniamo sulla Normandy. E anche questa missione è fatta. I get che ci aspettano sempre è bellissima comunque. Ne abbiamo seccati malissimo proprio. Ok, prossimo posto dove andiamo? Dove andiamo adesso? Ah, c'è una fare una missione a Cittadella che però non la farei adesso. Poi che missione ci abbiamo? No. Allora, Cittadella Miratore. Ancora me ne sembrava un tuo sfegatato miratore. No, strana trasmissione. È scoperta una strana trasmissione in cui si parla di una specie di comunità di biotici. A prima vista non sembra nulla di pericoloso, ma il messaggio non ti convince pienamente. Il mio sistema Century nella massa Hawking Eta indaga sulla comunità di biotici. Hawking Eta Century. Ok. Kinghetta. Ma aspetta un attimo, scusami, perché non mi ricordo se qua ci sono stato. Non mi ricordo se ci sono stato, non vorrei esserci stato che poi magari non ho fatto le cose. Tantau. Patashi. Sì, il salto è un gigantesco gassoso idrogeno elio standard, privo di qualsiasi caratteristica distintiva. Ok. Vebinok. Vebinok è un piccolo pianeta roccioso con un'atmosfera rifatta composta da Krypton e Xeno.
La sua superficie ghiacciata è formata principalmente da materiali carboniferi. Acqua ghiacciata e silicati a bassa densità. Gli impatti degli asteroidi hanno creato dei giacimenti di metalli leggeri, rari ma estremamente concentrati. Un emisfero di Vebinok presenta dei depositi superficiali di rame ossigenato. Circa 270 anni fa, un trasporto di gas Turian venne attaccato dai pirati del sistema Phoenix e tentò un atterraggio di fortuna su Vebinok. Il calore dei suoi motori riuscì a fondere una notevole quantità di ghiaccio superficiale e da alcuni container danneggiati fuoriuscì dell'ossigeno liquido. Prima di evaporare e sottrarsi alla debole attrazione gravitazionale di Vebinok, l'ossigeno reagì con il rame, creando un'ampia crosta superficiale. Meno 150 grammi, 150 centigradi. Metallo leggero elevato. Le scansioni orbitali hanno individuato un giacimento di cobalto. Ottimo. Patashi è un pianeta terrestre cocente, la cui atmosfera è stata spazzata via millenni fa dalla stella Phoenix. La superficie è formata principalmente da ferro con depositi di stagno. Per via della sua massa relativamente ridotta, Patashi risolve sempre lo stesso lato verso Phoenix. Rivolge, coperto da vasti oceani di metalli leggeri fusi. 546 gradi, mizzica. No, aspettate, non ho fatto il perlustra. Elemento aereo elevato. Scansionando questo pianeta è individuato un giacimento di samario. Antau. Ah, non è un pianeta roccioso, bassa densità, con un'atmosfera densa composta da metano e elio. Nonostante si trovi a quasi 20 uali di distanza da Phoenix, il grande calore sprigionato dalla stella e l'effetto serra dell'atmosfera rendono la superficie sorprendentemente temperata. La crosta è formata principalmente da sodio e biossido di silicio, con depositi di vari metalli leggeri. Tuntau non è considerato abitabile, ma molte navi da piccole dimensioni che attraversano l'ammasso Argos Ro atterrano spesso sulla superficie per scaricare i propri motori di iperluce, non essendoci particolari rischi per l'equipaggio e l'integrità strutturale dello scafo. 21 gradi, beh, dai. Tuntau, vabbè, atterriamo, vediamo cosa c'è dai Tuntau, vediamoci un attimo. Più che altro che così finiamo questo ammasso qua, così non ci dobbiamo più tornare. Anche perché in realtà non so se è qua che dobbiamo andare, cioè io adesso so, in effetti può darsi anche che è qua che dobbiamo andare, per la missione che dobbiamo fare. Però in effetti non c'ho più missioni, vediamo. Non sto capendo. Devo capirci un attimo. Ok. E via. Tanto le missioni secondarie a me piacciono un botto. No, spero vi piaceranno anche a voi. E che io mi sballo per queste cose. Struttura nascosta. Ok. Cioè, quindi potrei già andare in struttura nascosta? Sì, andiamo, dai. Tanto. Oddio. Che figo sto a fare. Guardate che colori belli. Ok. Perché sembra in rosso? What? Nemici? Sì. Bene. Ci è voluto quanto? 2 secondi? Salve. Siete morti un po' male, io ve lo dico. Mi segnalava in effetti che c'era qualcosa, però sai com'è. Andiamo ragazzi. Andiamo. Oh, addirittura. Proprio una struttura così. Quanti nemici ci sono? Quanti? Allora, aspetta. Aspetta, che devo vedere se esco a vedere dei nemici. Al riparo! Tu hai visto? Io non ho visto un cazzo. Udi disattivati. Cazzo. Che cazzo? Disturbatori attivati. Ottimo. Ah, ci sono dei nemici tanto qua. No, non ci sono nemici qua. Sono tutti là sopra. Uno è là dietro. Sono qua di...
visto. Grande. Dove sei? La Madosca, che cazzo è che sta sparando con il fucile a pompa? Ragazzi, non sparate con il fucile a pompa, minchia. Ma sono più forte la mia impressione. Li ho seccati tutti, no? Ce n'è uno proprio qua. Ah, è sopra. Ho visto. Poi me ne segnala due di qua. Che uno è qui. E... è la madonna. È bellissimo questo attacco che c'ha. Stai giù. Devi stare giù. Uno dovrebbe essere sopra. Ma sono sopra gli altri due. Sicuro come l'olio. Sì, sì, sono sopra. Andiamo sopra. Salve. Veniamo a darvi una mano, eh? Tranquilli, tanto tranquilli. Ecco lì. Sono stato male da solo? Sì, sì. A parte che ti vedo tantissimo nella vita. Cioè, giusto così per dirti, ti vedevo non tanto, di più. Di più proprio. Poi mi dimentico sempre che posso sparare sti affari a mia volta. È più forte di me, me lo dimentico. Ok, perfetto. Comandi, apri porta. Vediamo un po' cosa troviamo qua. Oh, oggettini belli. Sì. Bene, ottimo. In fondo alla cassaforte è apparsa una corazza progettata ovviamente per Krogan. Sembra priva di valore, ormai arrugginita e ammaccata dopo centinaia di battaglie. I Turian devono averla messa al sicuro con una ragione ben precisa. Qui dentro non ci sono altri oggetti di valore. 10 età. 10 età. Guarda quanta roba. Guarda quanta roba. Ma quanto mi dava, infatti. Medi giallo. Abbiamo preso tutto? Direi di sì. Quindi abbiamo trovato un'armatura per Krogan. Bene. Ottimo, ottimo, ottimo. Vedi che è servito comunque venire fin qua. Ve l'avevo detto, ragazzi, che serviva. Un girettino ogni tanto conviene farlo in questi posti. Si trovano dei bei oggettini, però mi sembra che stia facendo un po' poco danno. Di solito sciotto male. Che strano. Vai. Cazzo, qua però sono un po' troppo. Oh. Ma porco Giuda. Grazie. Violazione fallita. Non c'avevo neanche un 2 secondi per muovermi. Grazie. Gentile. Violazione fallita, mi è piaciuto. Cioè, se vai velocissimo, penso che neanche non so chi riesca a farlo. Ok, a posto. Fatto tutto. Andiamocene via. Allora. Beh, comunque, abbiamo fatto il nostro sporco lavoro. Abbiamo trovato sto posto, abbiamo seccato tutti, ce ne andiamo via. Basta, posto. Senza troppi fronzoli. Questo non ci fa toccare niente, no. Ok. Andiamo a vedere ancora cosa c'è in giro, un attimo. Perché però mi dà... fermi? M. Struttura nascosta, però ci sono andato, ok. Magari passiamo al contrario. Oddio. Forse non conviene neanche andare al contrario, vabbè, andiamo ormai. Ok, vai, dritto per dritto che dobbiamo andare laggiù in fondo, infatti.
grande. Ok, andiamo un po' a vedere cosa troviamo laggiù. Comunque sono molto interessanti questi posti, mi piacciono. Cioè, usare il tank comunque è divertente. Allo stesso tempo però non dito in culo perché ci metti una vita per fare le cose, ma va. Che figa sta cosa. Cioè ci mette ci mette tanto a muoversi il tank, in effetti. Ci siamo quasi. Ti consiglio di tornare subito indietro, comandante. Stai uscendo dall'area operativa. Fatto, fatto, Joker, tranquillo, scusa. Non era voluto. Perché siamo sulle rocce. Stiamo facendo un bordello. Che figo laggiù, mi piace. È là che dobbiamo andare, lo so già. Che sia Louvre. Mon Dieu della France, le Louvre. Che figo. Ci sono nemici qua. Qua intanto sicuramente qualcosa c'è. Scritta della matriarca recuperati. Hai trovato uno degli scritti della matriarca di Linaga. Su questo corpo è possibile che fosse stato ritrovato nelle vicine rovine. Ok. Ho capito, ma... Quindi questo non c'è niente. No, dai, ma aspettavo ci fosse qualcosa, cazzarola. Ci sono rimasto un po' male, vabbè. E andiamo qua, all'ultima cosa dei detriti. Non abbiamo trovato neanche un giacimento qua. Andiamo a vedere cosa troviamo lì. Cioè, non che non vada bene, anzi, se riusciamo comunque a droppare. Però non mi sembra che abbiamo fatto livelli o altro. Non mi sembra. Strano che Joker non dice che... guarda lì, minerale. Via. Prendiamolo subito. Ottimo. Eccoci qua. Via. Cos'è? Mercurio? Avevo detto bene. Metallo pesante rilevato. È prestato un grande giacimento di mercurio. Ah, bene. Aspetta, dobbiamo andare in giù di dove? Giù di qui. Spero di sì. Sì, dovremmo essere giusti. Ok, vai. Vai, ecco, ci siamo quasi arrivati. Ma perché? Ma perché vado così con sto tank? Ma possibile? Ok. Siamo dietro, però. Eccolo qua, dovrebbe essere ancora giusto. Ok. Sì, vabbè, non ti incampare. Madonna, com'è veloce. Questa era veloce. Questa è una piccatina. Sì che possiamo sempre usare il Mediger comunque. Perché non li uso mai, però. In realtà possiamo utilizzarli. Allora, facciamo ancora un giro velocissimo di qua, se non c'è nient'altro. Andiamo su a 9. Tanto qua l'abbiamo già fatto e via. Vai, via. Ci vuole pazienza. Sì, volevo andare più che altro al centro perché in effetti potrebbe esserci che ci sia qualcosa al centro. Al CS, sì. Al CS potrebbe esserci qualcosa al CS. Forse. Ecco, infatti, guarda lì. E poi chiamare la Normandy perché secondo me non c'è nient'altro, solo questa qua. Però questo qui è un po' inchiappettato al mondo. Cicci, ma proprio al confine me l'hai messo questo, porco due. Ma porco due.
Ok. Bella. Ma dai. Per essere leggero, a metà leggero rilevato, hai prestato un giacimento di litio. E poi... Sono pronta. Sì, bravissima. Allora. Torno a Normandia. Ok. Perfetto, quindi anche questo l'abbiamo fatto.